10 giorni dopo il trionfo, l'Asfico torna in campo per difendere il titolo. Lo fa contro i West End, una squadra che ha agguantato i playoff e quindi la Serie A proprio nel turno dei playoff, per l'appunto. Lo fa contro una compagine che ha tante qualità e che oggi, con un gruppo rinnovato, proverà a zannare i campioni in carica che sono alle prese con tante assenze. Ma comunque sarà una partita di grande intensità, perché non c'è assolutamente tempo di fermarsi. Dal San Valentino Sporting Club, un saluto da Marco Rompietti. Questa è la Serie A del calcio 8. Questa è la sfida tra i campioni in carica dell'Asfico Calcio contro i West End. Non c'è tempo per festeggiare, si riparte subito con le emozioni della Serie A del calcio 8. Partiti. No, subito a scaldare i motori a Corroni. Ha segnato subito Michael Corroni sul calcio d'inizio della partita. Un tiro che non sembrava irresistibile, a dire il vero. Tutti si sono addormentati. Testa è stato bucato. E dopo 2 secondi credo che a Corroni sigli il gol più veloce della storia di Tiny League. Subito Bellanca, che coglie un palo clamoroso, reazione immediata del West End. Occhio a De Mulo che scocca il destro, la risposta di testa e calcio d'angolo. Cimarra sul secondo versante opposto dove c'è Bellanca. Bellanca, calcio! Il killer ferisce i campioni in carica. Un contropiede letale da parte di West End con Bellanca, che poi prende la mira e trova l'angolo giusto. È pareggio West End. A sua volta apertura di gioco per Gabriele Cimarra, che un po' di campo davanti a sé, ci prova. Lionetto risponde. È un buon momento ora dei West End, con un Asfico che sta vivendo una serata non semplicissima. Cerca di accentarsi e andare veloce. Occhio al numero 44, De Mulo. Il tocco su a Corroni, pressione di Bellanca che gli stratica via il pallone. Ancora Bellanca, Isernia, chiusura, mostre di Michele Isernia. Bellanca viene prendere, si basso il pallone, allarga dove c'è Cimarra. Cimarra dentro, trova ancora il recupero di Capotosti, che va a calcione! Ioni Capotosti, azione orchestrata dai due leader difensivi, Cimarra e appunto Ioni Capotosti, il capitano. Poi trova l'angolo di tiro, trova lo spazio per poter elaborare la conclusione e fa 2-1. Il West End è a sorpresa avanti del punteggio contro i campioni in carica. Niccolini che favorisce De Mulo. De Mulo calcio! La parata di testa, attenzione, errore di Grisogli che favorisce May. May ha sfiorato il terzo gol di West End. Altra disattenzione grave della difesa rosa. Ha provato a cercarlo, qui viene messo giù, è tutto regolare. Riparte May, occhio a contattacco ancora di West End con May che salta tutti. Insiste, è giocato May, è irrefrenabile. May, la risposta di Lionetto. Sta per fare un euro gol Jonathan May. Corrai col tacco, attenzione che riparte a Corroni e vede la porta. Ma che gol ha fatto Michael Corroni da casa sua! L'avevamo detto, soltanto il suo destro poteva dare nuova linfa vitale rosa. E a Corroni da centrocampo, da dietro centrocampo, anzi dalla propria area di rigore, ha visto il portiere fuori dai pali, l'aveva fatto così. Termina qui il primo tempo. La luce tocca su Capotosti. Capotosti sfiora un gran gol. Ecco, questa è la prima emozione, pensate, dopo 13 minuti di un secondo tempo soporifero. Stiamo dialogando ancora, l'arbitro dato fischia, andrà giocata a May. Che calcio! C'è ancora direzione, ma quello che conta è che Jonathan May porta avanti i suoi. In West End da qualche minuto stava premendo, ci stava credendo maggiormente rispetto all'Asfico, e arriva alla rete del 3-2 con il presidente May, con questa bomba pazzesca. Gli riesce la scivolata energica ma regolare di Nardoni. Marzi, la scodella alta, a corona di testa verso Isernia! Che calcio alto sopra la traversa! Chance importantissima per i rosa. C'è palla verso Lionetto. Vediamo se c'è ancora spazio in ultima chance. Lionetto, il rilancio a favore di Muru. Marzioni col tacco. Giocata elegante di Marzioni. L'arbitro guarda il cronometro. Sono gli ultimi istanti di questa prima giornata di campionato, che regalerebbe subito un verdetto a sorpresa in Serie A. E finisce qui. Termina qui. L'Asfico cede. Cade per la prima volta con il titolo dai campioni su vittoria a sorpresa di West End, ma del tutto meritata, perché figlia di una organizzazione tattica e sagace degli uomini di Jonathan May, che si tolgono lo sfizio di battere la squadra che ha vinto il Tiny League non più tardi 10 giorni fa. 3-2 è successo, devo dire, nel complesso meritato, al netto delle assenze che hanno comunque investito entrambe le squadre. Il West End ha avuto maggiore organizzazione e compattezza.